Ciao ragazze, allora nuovo video, come vi ho anticipato nel video delle novità della settimana Lidl, oggi sono qui per parlarvi di questa nuova uscita che ho appena visto, ora che sto sfogliando con voi il nuovo volantino Lidl. Prima di iniziare con il video però volevo farvi vedere un pacchetto che ho ricevuto proprio adesso, anzi in realtà due pacchettini, e sono ben due Jewel Butt. Da pochissimo tempo, da quello che ho capito, possiamo trovare anche nel loro assortimento delle bombe da bagno davvero molto profumate. Allora, io già ne ho aperta e mezza utilizzata una, ve la faccio vedere. In primis questa è la Jewel Butt, che insomma vi arriva a casa intera, davvero molto bella, confezionata benissimo, ottima soprattutto per i regali di Natale. Ho visto anche gli ingredienti e sono fantastici. Poi naturalmente quando la utilizzate, essendo una bomba effervescente da bagno, si romperà, e questo è quello che è rimasto della mia Jewel Candle. Ne ho utilizzato circa la metà per fare un bagno rilassante e all'interno ho trovato anche un gioiellino. In questo caso non ricordo bene cosa contenesse, quindi lo scartiamo insieme. Wow, è un anello, è in argento, infatti c'è scritto 925, davvero carinissimo. E adesso, visto che comunque ha la pietruzza nera e si abbina benissimo con la felpa di oggi, direi che posso tranquillamente indossarlo. Ho avuto ispirazione nel realizzare questa mini review dei prodotti Sien perché appunto da lunedì troveremo disponibile di nuovo tutta questa linea. Vi ho già realizzato un video haul in quanto ho acquistato alcuni di questi prodotti, li ho provati appunto in questi mesi, e già in quel video, che naturalmente vi lascio linkato nelle schede, potete capire quali di questi prodotti hanno un buon inci e quali meno. E in questa linea ho trovato davvero molti prodotti, un bel po', che hanno un inci davvero fatto molto bene e non me lo aspettavo. Comunque, per chi magari è nuova o non ha visto il mio vecchio video, vi elenco un po' tutti i prodotti della linea Sensual. Allora, la linea Sensual by Sien è composta da due gruppi di prodotti, nel senso che abbiamo la linea Sensual, che si divide poi in Asian Spirit e in Oriental Beauty. Tutti i prodotti della linea Sensual Asian Spirit li riconoscete perché hanno le confezioni completamente bianche, mentre quelli della linea Oriental Beauty hanno confezioni rosse. Naturalmente si differenziano anche per la profumazione che hanno, ma ora procediamo con ordine. La Sensual Asian Spirit è composta da un'acqua profumata spray, un bagno doccia, la crema mani, l'olio doccia, la crema corpo illuminante e il balsamo olio corpo. Stessa cosa anche la linea Oriental Beauty, è composta da acqua profumata spray, bagno doccia, crema mani, olio doccia, crema corpo illuminante e balsamo olio. Entrambe le acque profumate Sensual hanno un prezzo di 1,99€, il bagno doccia 2,99€, la crema mani 1,49€, l'olio doccia 2,99€, la crema corpo illuminante 3,99€ e il balsamo olio corpo 1,99€. Iniziamo assolutamente dalle acque profumate. Devo dirvi che sia l'acqua profumata della Asian Spirit che l'acqua profumata dell'Oriental Beauty hanno entrambe un inci abbastanza buono. Certo, non è ottimo, però comunque non è affatto male. Entrambe le confezioni contengono 150 ml di prodotto. E ricordo che il giorno in cui sono andata da Lidl e ho visto l'espositore, ho deciso di provare per questa volta il body spray Asian Spirit. Non ho sentito la fragranza, però mi sono fidata un po' della massa. Ho visto infatti che il body spray dell'Asian Spirit era quasi terminato, mentre quello della Oriental Beauty era quasi tutto lì, quindi ho pensato sicuramente sarà il più buono, e infatti ho capito poi che è quello che ha una profumazione migliore. Ora lo spruzziamo, come potete vedere è una semplice acqua profumata, ha anche un profumo, ragazze, davvero buonissimo, che secondo me, non so perché, lo rassomiglio un pochettino a una fragranza di Victoria's Secret, però
non sono proprio sicura al 100%, ma ragazzi comunque è buonissimo. E ho già provato questo prodotto, in realtà ve ne ho già parlato qui sul canale. Non mi è piaciuto, cioè nel senso, mi piace la fragranza perché comunque è ottima, però non mi piace la durata, non so perché, ma a differenza delle altre acque profumate Sienne, questa dura su di me massimo mezz'ora, poi svanisce, non si sente più nulla e sinceramente sono rimasta un pochettino delusa perché sapendo che tutte le acque profumate Sienne hanno un inci ottimo e una durata molto buona, mi aspettavo grandi cose anche da questo prodotto, ma in realtà ragazze no, non mi è piaciuto e sinceramente se dovessi consigliarvele, no, non ve le consiglio. Un altro prodotto che naturalmente ha un buon inci e che ho deciso di acquistare è la crema mani. In questo caso ho deciso di prendere la crema mani della Oriental Beauty, che comunque è naturalmente identica a quella della Asian Spirit, però volevo provare appunto questa crema anche per capire bene la fragranza. La confezione contiene 70 ml di prodotto, è molto pratica. Tutti i prodotti della linea Oriental Beauty hanno appunto tutti la stessa fragranza. La crema mani è abbastanza liquida ma non troppo, ha questo colore bianco, ma poi quando comunque viene applicata sulle mani tende naturalmente a divenire trasparente. Ha questo profumo speziato, quasi di cannella, di zenzero, abbastanza buono, forse un po' troppo persistente, è per me troppo speziata, ma sicuramente molto adatta a questo periodo natalizio. Quando è applicata si assorbe molto facilmente, non lascia assolutamente le mani unte, per questo la sto utilizzando con piacere, soprattutto appunto adesso che iniziano i primi freddi. Quando viene messa sulle mani la fragranza rimane circa un'oretta e devo dirvi che basta davvero pochissimo prodotto, come avete visto anche adesso, per idratare entrambe le mani. Secondo me è una crema mani ottima, anche se non adoro al 100% ecco la profumazione. Sicuramente la profumazione della crema mani Asian Spirit, che appunto a differenza della Oriental Beauty è più dolce, mi sarebbe piaciuta maggiormente, ma comunque ha ingredienti ottimi, un prezzo fantastico e ve la consiglio assolutamente. Ho voluto provare invece della Asian Spirit l'Oil Balm, ossia il balsamo olio corpo, perché ho notato che fra tutti gli altri prodotti è quello che comunque ha un inci migliore. Allora, prima cosa, ha un profumo buonissimo, il profumo, mamma mia, il profumo di questa linea Asian Spirit, come vi ripeto, mi piace moltissimo perché è dolce. La confezione è anche abbastanza grande, contiene 250 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi e la cosa migliore di questo olio oil balm è sicuramente il dispenser. Mi piace il fatto che premendo esce il prodotto e si può dosare benissimo, anche da spalmare su tutto il corpo e non vi è assolutamente spreco di crema. Nonostante qui si può leggere oil balm, non è un olio, ma questa è una crema corpo. Anche di questa crema devo dirvi che assorbe davvero molto facilmente, è naturalmente meno corposa rispetto alla crema mani. Come la crema mani di cui vi ho parlato prima, non si ha bisogno di moltissimo prodotto per idratare bene tutta la pelle. Ha una profumazione dolce e avvolgente che rimane sul corpo una o due ore. Quindi ragazze, per praticità, per il profumo e per il prodotto in sé, non posso che non consigliarvi anche questo oil balm. Comunque ragazze, con questo è tutto, fatemi sapere se anche voi avete provato la linea Sensual, se preferite la Oriental Beauty o la Asian Spirit. Mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su di supporto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!